C'ho il terrore, Dave. Perché qui abbiamo Nicol Bolas, che giustamente arcinemico più grande degli ultimi anni. L'arcenemy per eccellenza. Assolutamente sì. E effettivamente arcenemy è un prodotto che andiamo a riprendere adesso, dopo alcuni anni che non lo vedevamo, perché era già stato prodotto una volta, ma diciamo in versione non così tanto brandizzata, ok? Non era proprio parte integrante della storia. Chiaro. Invece adesso siamo in Amonkhet e questa espansione, questa scatola è Arcenemy, Nicol Bolas contro i guardiani che sono in questo momento proprio su Amonkhet. Wow, spettacolo. Quindi, infatti vedo qua un Gideon in prima linea. Sì, abbiamo effettivamente nella confezione abbiamo quattro mazzi, Arcenemy, Nicol Bolas, appunto il mazzo dell'arcinemico ha Nicol Bolas come protagonista, gli altri tre invece guardiani abbiamo un Chandra, un Nissa e un Gideon. Non abbiamo Jace e Liliana che ci sono nella storia. Sono scappati. Esatto, sono scappati perché Nicol Bolas fa insomma abbastanza timore. Ed è davvero un ottimo prodotto questo per tutti gli amanti di Magic, ma anche per gli amanti dei giochi da tavolo, perché di fatto è un prodotto per 2-4 giocatori. Funziona in una maniera un po' particolare. È un multiplayer, però dove non si gioca tutti contro tutti, ma dove l'arcinemico, quindi Nicol Bolas, che gioca come Nicol Bolas, andrà ad affrontare i guardiani, gli altri tre. Quindi è proprio un 3 contro 1. Una sorta di raid. Assolutamente sì, esatto. È molto simile a un vecchio WoW che conosciamo. Il buon raid. Ci piace. Niente, andiamo. Tra l'altro confezione molto intrigante. La confezione è davvero bellissima, è quello che poi mi ha integrato. Mi dà proprio l'idea, proprio la confezione regalo, tra l'altro. Sì, e poi come ti dicevo dà proprio l'idea del gioco da tavolo. Quindi non è solamente Magic TCG, ma è proprio anche Magic gioco da tavolo. Questo va benissimo come regalo e come stand alone, ecco. Ci piace. Andiamo ad aprirla e vediamo un po' che cosa troviamo. Signori, oggi è un giorno fantastico perché Dave è riuscito ad aprire al primo colpo. Vabbè, c'era il trucchetto. Allora, la confezione è molto buona, rigida, è fatta per durare. Ci piacque. Il divisorio, quello può anche non durare. Mi piace anche quello, vabbè. Che cos'è? Questo. Mi sono innamorato di questo. Punti vita. Per i nostri punti vita, un bel counter. Chiaramente questo tendenzialmente lo usa chi è l'arcinemico, quindi chi usa il mazzo di Nicol Bolas, che parte a 40. Signori, però può arrivare fino a 99. Ecco, qua è più corretto. Abbiamo appunto le lineette arancioni per quando si inizia. Vabbè, e mettiamolo qua. Abbiamo 40 punti vita. Le portiamo da 40 punti. Che cosa abbiamo invece qua dentro? Andiamo ad aprire. Cosa c'è? Ci hanno mandato una lettera. Cosa c'è? Dentro la lettera ci sono i 4 portadeck fatti molto bene, belli. Ovviamente Bolas col colore diverso. Bolas, Gideon, Nissa, Chandra. Quindi se non si era ancora capito, la coalizione praticamente è quella col portadeck esatto. Rosso e l'arcinemico. Al portadeck nero, nero, insomma, da cattivello qual è? C'è un po' di razzismo e tutto ciò. vabbè. Poi... token. Vediamo un attimino che token belli. Abbiamo. Sono spiriti, bestie di vario tipo. Questo a me piace un sacco, bellissimo. Orrore, questo è nuovo. E corretto, giustamente. Esatto, B-face, un sacco di zombie, soldati. Ok, poi che cosa abbiamo? Abbiamo qui mazzo Deduco barra immagino Gideon, Nissa, Chandra. Ogni mazzo c'è Planeswalker. Spettacolo. Poi, è bello anche questo. Insomma, possiamo mettere qua i mazzi. Una volta chiusi andranno assolutamente come contenitore. Ottimo. Però abbiamo. Allora, vabbè, giustamente il mazzo quarto mazzo di Nicol Bolas. E una cosa particolare, sono queste carte oversize che avevamo già visto nel precedente Arcenemy e poi nei vari Plane Chase, che è un altro tipo di formato multiplayer molto carino, molto divertente, che hanno delle abilità. Giustamente Arcenemy 6-1 contro 3 è un attimino impervia la partita, anche se si parte da 40 punti vita, anche perché tutti i tuoi avversari partono da 20, quindi devi fare 60 danni. Come facciamo?
a non perdere subito, abbiamo queste 20 carte. È un secondo mazzo in nostro possesso. Sono degli schemi, degli intrighi, per dirla all'italiana, che ci daranno una mano a battere i nostri nemici. Quindi fondamentalmente un supporto in più per resistere quel tanto che basta. Esatto, ma proprio anche per stravincere in alcune determinate quel tanto situazioni. Che basta. Esatto. All'inizio di ogni nostra main phase, se noi siamo gli arcenemi, andremo a vedere la prima carta del mazzo, okay, degli schemi, degli intrighi, e andremo ad eseguire l'effetto. Per esempio, quando giocheremo questo schema, ognuno dei nostri avversari esilia la prima carta del proprio mazzo. Possiamo giocarla, se è una carta non terra, senza pagarne il costo. Mi sembra una carta molto onesta. Questa è molto, sì, è molto onesta. Molto onesta. E Cicci, guarda, c'è una carta di meno, me la pappo io. Esatto. E questo qui però diciamo che è un one shot. One shot, one kill. Vabbè, ci Poi sta. Ci sono in realtà anche gli ongoing. Quindi effettivamente delle carte che restano in gioco come se fossero degli incantesimi. Ci sono però delle condizioni affinché questo schema venga distrutto, diciamo. In questo caso lui ci permette di giocare uno in meno le spell, quindi ci fa pagare uno in meno le nostre spell. Forte, diciamo, magari non fortissimo. Non fortissimo, ma forte. Ma forte. All'inizio dell'end step del turno dei nostri avversari, perché il turno degli avversari è condiviso, okay, hanno un unico main phase, un unico combat. Perfetto. Quindi all'inizio della loro end dell'end step, se hanno giocato 4 più spell, abbandoniamo questo schema. Ok, chiaro. E comunque i disegni sono molto belli. Guardiamo qua un altro Bolas. Questo entra, ci dà subito 3 mana e poi dopo ci permette anche di searchare una carta che costa 6 nel mazzo. Insomma tutte ci hanno scritto sul retro onestezza, eh? Eh sì, poi appunto sono tutte a tema Amonkhet, perché come dicevamo è effettivamente ambientato in un momento ben preciso della storia di Magic, e questo è quello che mancava al precedente Arcenemy, che potrebbe appunto averlo reso magari un prodotto non così tanto interessante come questo. Diciamo che comunque tutto sommato, cioè, il contesto e tutto il gioco che ci viene sviluppato intorno è molto studiato, assolutamente studiatissimo. Infatti hanno anche leggermente modificato le regole di gioco di questo Arcenemy rispetto a prima. Se prima, quando tu arcinemico attaccavi un giocatore, quel giocatore poteva difendersi solamente con le proprie creature, adesso tutta l'alleanza, diciamo, tutti i giocatori possono comunque difendere anche i propri compari, insomma, i propri soldi. Che ne sa. Esatto. Io direi che possiamo anche andare a vederci mazzi veri e propri. Ne abbiamo visto qualche chicca. Esatto, che tutti hanno comunque una mitica, un Planeswalker, che sono carte di tutto rispetto, ma non sono le uniche. Oh, attenzione. Attenzione. Cosa fondamentale, questi mazzi sono davvero studiati per essere giocati tra di loro, quindi sono mazzi che magari non sarebbero molto performanti in una partita normale uno contro uno, però vanno considerati all'interno. Assolutamente, e anche il mazzo di Nicol Bolas va ad interagire benissimo con quest'altro mazzo qua, degli intrighi, degli schemi. Beh, chiaramente Nicol Bolas, Planeswalker, lo conosciamo, è fortissimo, ha tutti gli effetti belli, non c'è un effetto brutto. È forterrimo. Esatto. Demone, giustamente, per restare in tema, anche questo è molto forte. Ice for Regent, un drago, lui chiaramente è un Planeswalker drago. Cioè, i draghi sono sempre i draghi. Allora, questa Sfinge che viene dal mondo di Teros, cavolo, quando si giocava in draft era una delle carte più fastidiose da trovare contro, bellissima. Un altro demone con Detach. Un'altra delle sfinge più fastidiose che hanno giù, ma fossero nulla. Un altro drago che è un drago ma sembra anche un demone, assolutamente in tema. Anche qua 5-6 che vola, sono davvero tantissimi bestioni. Demone che mette in gioco degli zombie. Blood Tyrant, questo viene da Alara. E questo... Quanti ricordi! Sì. È molto bello. Dreadborn, spettacolo, carta forte, assolutamente. Removal, che qua soprattutto perché tutti i nostri avversari hanno Planeswalker, quindi noi sappiamo che già questa carta prima o poi la usiamo sicura. Cruel Ultimatum, carta dal flavor stupendo e che anche effettivamente trovato gioco in competitivo per un sacco di tempo, quindi davvero ristampa che ci piace un sacco. E poi più a tema di così, insomma. Sudden Demise, le terre, perché ci sono anche terre belle comunque. Oh, attenzione, la Catacomb,
Qui torno un attimino a quando ho iniziato a giocare io a Magic, perché questo qui era del blocco di Invasion ed è bellissimo. Baleful Strix, carta che è uscita in origine nei mazzi Prendiamoci, Commander. costo 2, abbiamo questa 1-1, signori. Vola, Volante detta, con cioè, che Detach. pesco. Bene. Entra, mi fa anche il caffè, signori. Abbiamo due coppie di Batman. Ok, e questa cosa Fortissimo. ci piace tanto. Beh, Cavolo. anche questo era un pezzone storico, Caspita, questo, sì, eh. Adesso lo ricordo sempre da anch'io. Invasion ha fatto la storia. Questa invece è una carta nuova. È una carta nuova con anche il simbolo effettivamente di Amonkhet. Se questi hanno il simbolo di espansione comunque dell'Arcenemy, qua invece abbiamo lasciato proprio il Quindi, simbolo di ok. Amonkhet. Una delle carte che appena peraltro uscito Amonkhet si puntava molto affinché potesse trovare gioco in competitive. Probabilmente ha trovato meno gioco di quello che mi aspettavo. Bene, Necropoli, 4. Giustamente ci stanno. Corsico, Grixis, vabbè, che Panorama. panorama. Insomma, abbiamo davvero un sacco di terre doppie Tutto anche belle. supporto ideale, ovviamente, per dare una mano al nostro mazzo, che ricordiamo comunque rosso, nero, blu, cioè giustamente Eh i certo, un colori. Grixis. Giustamente i colori del I nostro colori Nicol del Bolas. nostro bel Ovviamente non Planeswalker. poteva mancare il fulmine, Fulmine. signori. Fulmine non uno, ma due fulmini. Talismano. Ma no, questo cos'è? Fortissimo. Blocco Mirrodin. Questo da Mirrodin, sì, assolutamente. Doomblade. Ma questo Distrugge. qua appena uscito fu uno dei primi, appena uscito fu un removal di quelli veramente Sì, stragiocati. e qua sarà fortissimo perché gli altri mazzi non hanno creature nere, quindi rimuovi qualunque tipo di C'è un po' di creatura. vantaggio in tutto ciò, eh. Esatto, Io già so. obbelisco. Distruggi due creature non nere, perdi 5, ma distruggi due creature non nere instant a costo 3, fortissimo. E niente, qua abbiamo come Vabbè, ultima finiamo con lo carta schiavo di lo schiavo di Bolas. Bolas. Quindi mazzo di Bolas, molto ben fatto, Mazzo di carico. Bolas, schiavo di Bolas. E da chi è che partiamo, Ska? E guarda, io anche al centro. Al centro, andiamo a vederci il Mi sono verdone. involontariamente zoomato al centro. Quindi Allora, seguiamo direi questa cosa e andiamo a vederci Nissa. che. Nissa World Waker, che è quella che appunto ci mette a più uno un elementare 4-4 con trampolo in gioco. Certo, era la nostra terra, però caspita, è fortissima. Ci stappa anche la terra. No, non ce la stappa, mi ricordavo male. Peccato. Scoot Mob, carta che da piccola diventa immensa se non gestita. Decisamente. Oh, l'antico dimenticato. Questa carta qui è stata. Non me lo ricordo. No, è stata una carta molto particolare perché è stata la prima, se non erro, a Essere essere dimenticata. creata. No, 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 a essere stata creata dai giocatori tramite il sito della Wizard. Di settimana in settimana tutti i giocatori con la community ha deciso che carta si voleva creare assieme, si è deciso che doveva essere una creatura, l'effetto, tutto a votazione. Ed è stata per un sacco di tempo una delle mie carte preferite, ancora in Commander lo è. Qua, un altro pezzo del Maro, competitivo. che bestione! Ora Rifidra. Balot. Che grossi, sono grossi. Sword of the Animist, carta davvero davvero molto bella ed utile. Ah, questa qui nei draftini mi ha fatto vincere diverse partite, molto bella. Ok, Che anche qua vediamo le carte di Amonkhet col simbolo di Amonkhet. Fertilit, carta divertente, però non è che mi sia mai piaciuto di tanto a dirlo il vero, però è molto divertente. Vediamo che Nissa non gioca solo c'è verde. anche C'è anche il blu perché blu giustamente le mille dobbiamo miss, anche pescare in qualche blu le modo. mille miss. Basilisco Detach in due coppie. Ok, vediamo che abbiamo Landfall. Non solamente nel basilisco, ma anche con questo Quindi pesciolino ottimo volante. supporto per tutte le entrate Di supplementari delle terra, terre. assolutamente. Quindi immagino che tra un po' vedremo anche delle spell che ci fanno fare land addizionali perché altrimenti andiamo a perdere. Presuppongo. Ok, giustamente verde e blu, quindi abbiamo delle terre doppie, 4. Un po' di foreste, giusto Foreste. 2. Qualche isoletta. Ci saranno anche le white? No, attenzione, mi No. aspettavo le feccine E per le terre. invece no. Mi ho fatto una sorpresina. Però c'è Ok. Explore. Explore, luce Qualcosa coppia. doveva Per forza, esserci. per forza. Ok, qua sempre da Zendikar con Ma Landfall. no, le Vision. Ricordo che sono state tra le Allora, prime carte che ho giocato in Pauper. che peraltro questo, ogni giocatore pesca due carte, l'Arcenemy pesca due, ma noi siamo in tre, peschiamo sei. Quindi questo è davvero davvero forte.
Anche questa Expedition per farci fare lande, ma... molto bella. Cultivate, fortissimo. Monocopy. Vabbè dai, non lamentiamoci, dai, avevamo già doppio Explore. Ne volevo due. +2/+2 trampola, due pezzi. Onesto. Zendikon. Nel frattempo, se vedete il video un po' agitato, è perché c'è una zanzara che mi ha massacrato, sappiatelo. Ma sì, perché sei buono, quindi ti deve mangiare. Ok, andiamo a Chandra, lasciamo per ultimo Gideon. Mi piace, questa cosa mi piace. Magari il fuoco di Chandra brucia la zanzara che ti dà fastidio. Infatti. Ok, Chandrina Pyromaster, carta troppo forte, davvero molto bella. Green, Lavamancer. Lavamante spietato. Mano! Finisce di Chandra. Finisce Chandra. Beh, per forza. Dualcaster Mage, carta anche questa molto particolare. Flash, quando entra in gioco, copy instant o sorcery e puoi scegliere nuovi target. Molto mi bello. Sembra una carta onesta. Esatto, abbiamo un'altra mitica seguita da Torchling e dall'Inferno Titan. Credo di averle giocate tutte queste. Questa è una delle mie carte preferite in assoluto, troppo forte, troppo forte. Spettacolo, sì sì. Avatar of Fury. Ok, anche qui abbiamo qualche comune che viene da Amonkhet, sempre per non farci dimenticare dove siamo. Che in questo momento ci troviamo ad Amonkhet, signori. Se vi si fosse rotto il navigatore, siamo ad Amonkhet e non è troppo bello esserci in questo momento. Quindi qua abbiamo invece tutte delle bestie abbastanza ignoranti. Questa che quando entra in gioco probabilmente sarà un 3-3 con First Strike, tre copie. E là il cecchino. Eh sì, lui si sfrutterà benissimo. Qualche altro Goblin. Minotauri sempre con Bloodthirst. Quindi abbiamo scoperto che il mazzo di Chandra era veramente mono rosso. Direi di sì, a meno di sorprese. Qua delle lande che ci danno rosso, ma con abilità, quando entra in gioco una creatura non può bloccare. Ci sta. Sì, montagna. Chissà se qua ci troviamo qualche altro fulmine. Montagna, montagna. Ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare come mazzo. E invece? Invece abbiamo questo assalto coordinato. Hammerhand. Beh, +3/+1 trample. Beh, abbiamo Siren Spear comunque. Non beh, abbiamo... ci sta anche questo. Abbiamo fulmine ma che costa 2. Buona sostanza. Però non è giusto, Bolas c'ha il fulmine vero. Vabbè, lui è Nicol Bolas. È antico, è antico. Beh, non fare noi però facciamo 4 non danni. Non fare l'antico. Fury Fall e Volcanic Geyser, quindi noi potenzialmente a partita avanzata one-shottiamo. Comunque Bolas. Sì, si spara di brutto qua. E a questo punto immagino che... l'ultima a lui tocchi fare da tank fondamentalmente, perché dobbiamo pestare giù duro. Beh, effettivamente lui stesso si anima e va a pestare, quindi direi che scende in campo. Mi confronta Abolition. Carta anche questa molto forte, davvero davvero forte, perché impedirà a chi fa Bolas insomma di darci fastidio durante la nostra turno. Ricordo appena uscita sta carta già era schizzata alle stelle e sì. Giocata un po' ovunque, sì. Un capitano molto bello, ci permette di sciamare, effettivamente Gideon è sempre forte, con tutte le pedine soldato. È sempre stato il signore delle pedine, a fine dei conti. Quindi. Infatti abbiamo il Mentor of the Meek, che è fortissimo se giochiamo con le creaturine piccole, peschiamo un sacco. First Strike, Lifelink, e non può essere bersaglio di magie rosse o nere, quindi di là abbiamo la lama del fato, ma lui riesce a sopravvivere. Riesce a schivare questa cosa, ci piace, molto. Podrick, anche, molto utile. Paladino, Angelo, San Titan, non c'è solo l'inferno. Prenditi cura di San Titan è fortissimo. Peccato che non abbiamo strip mine nel nostro mazzo, ma altrimenti scombavamo mica male. Va bene lo stesso, dai. Ok, bene, qua abbiamo un chierico umano. Lui fa sempre pedine e spirito. Tormentato. Gideon, Low Keeper, è davvero utile. Perché quando il nostro Bolas metterà i ciccioni, gliene andremo a tappare. Sì, ci piace. Fencing Ace, Double Strike 1-1, però immaginiamo che riusciremo a dargli qualche bonus per sfruttarlo al meglio. Questo, un bellissimo disegno, un po' old style. Ci sta. E qua torniamo pienamente su Amonkhet, Zombie 2-4, senza abilità, però dobbiamo ricordarci che siamo su Amonkhet. Siamo su Amonkhet, ragazzi. Esatto. Amonkhet.
Flying Vigilance, Lifelink. Effettivamente un po' di Lifelink potrebbe servirci. Flicker Wisp. Vado. Altre mummiette, zombie. Oh, questa qui entra e supporta. Sì, effettivamente è un mazzo in pieno stile Gideon, questo non ci si può fare niente. Facciamo pedine, mettiamo segnalini più uno più uno. È lui. Pianure. Andiamo a prenderci il controllo del campo. A non finire. Questo effettivamente ha messo il blu in Nissa giusto per fare avere un po' di... Dagli quello sprint di, esatto, di giro. Perché ci serve anche pescare un attimino un po' più di control. Ok, con questo andiamo a più uno alla creatura, che metterla sull'1-1 che double strike già diventa interessante. Più due e lifelink. Guadagniamo un sacco di vita qua, Ska. Supporto 2, peschiamo una carta. Esiliamo la creatura tappata che va in combo, ricordiamocelo. Con lo tappiamo, per... poi esiliamo. Sun Titan, riprende. Forte, forte. Ma in realtà sembra carino il mazzo. un po' di supporti a combo ce l'ha, dai. Direi che veramente tra messi insieme contro Bolas possono fare... farcela, però potrebbe anche vincere Bolas. Dovrebbe essere effettivamente molto bilanciato. Adesso andremo anche a provarlo. Ma infatti adesso stiamo per andare a prendere quei due che sono di là, che stanno facendo finta di niente, e li costringiamo praticamente a giocarci questo Arcanemy. Io sono assolutamente Bolas, eh? Ecco, te pareva. Vabbè, io farò Chandra, va bene. Ok, allora bruciamo le zanzare. Va bene, dai, ottimo, gran prodotto, ragazzi. Veramente. Prodotto. Ragazzi, per questo Arcanemy è tutto. Un salutone da Dave e da Sky. Ciao! Ciao! We'll be right back.